Ciao a tutti, oggi è domenica 2 luglio 2023. Allora, devo fare un altro po' di potatura verde. Nella vigna, allora ho detto, mi metto su il mio caschetto e facciamo due chiacchiere, tanto vi faccio vedere un po' come poto, come faccio la potatura e tanto vediamo un po' perché questo filare qua è il filare dove ho innestato anche le viti. Quindi cerchiamo di potare un po' bene per favorire gli innesti. Allora, prima cosa da fare è chiaramente avere sempre una corda con sé perché torna sempre utile. Poi bisogna cercare di limitare la crescita. Vedete, qui sta crescendo tipo su questa pianta da frutta. E allora gli diamo un po' una potata. Allora, prima cosa, perché dobbiamo cercare di far girare aria, perché i funghi tendono ad attaccare la pianta se non ci circola aria, perché dopo viene una vegetazione molto folta e quindi cosa succede? Succede che non gira aria ed è un problema. E poi intanto diamo un'occhiata agli innesti, li liberiamo magari appena per vederli. Allora, in questo caso ce n'è uno qua dietro e ce n'è un altro. Dov'è che è l'altro? Ce ne sono sempre due. Ce ne sono sempre. Ah, è di dietro, è qua dietro, dietro questa foglia qua. C'è la gemma che si sta muovendo, questo. Allora, magari tiriamo via la gemma sotto, teniamo un attimo puliti, li teniamo d'occhio. Guardiamo sempre gli innesti, come sono messi. Questo qua c'è una brutta cera. E poi ce n'è un altro qua che si sta muovendo forse e teniamo libero e ce n'è un altro qua, vedete? Questo qua. Questo qui c'è la gemma dietro, anche questa qua si sta muovendo. Qua ne ho fatti tre. Togliamo qui che tanto non ci occorre. Cerchiamo di tenere un po' la situazione pulita, poi sempre la punta, diamo sempre un'occhiata alla punta. Ieri ho dato un po' di poltiglia bordolese e di zolfo bagnabile perché c'è stato brutto tempo venerdì e allora ieri ho dato un colpettino per tenere un po' sotto controllo la situazione perché altrimenti tendevano i funghi ad andare troppo avanti a creare problemi. Tanto che ci siamo, diamo un colpo perché c'è pieno di piante da frutta. Ci sono queste qua, per esempio, che è cresciuta un po' male, è potata qua, comunque dopo crescerà. E poi cerchiamo sempre di tenere, come dicevo, pulito la situazione. Vedete questo ramo laterale qua? Questo non serve a niente perché è un ramo anticipato, quindi è un ramo dell'anno, non interessano quelli alti. E poi li possiamo sempre tagliare in alto. Con il solito discorso, ho fatto già altri video, infatti questo qua è un po' un doppione. Però ho detto lo faccio, tanto a me non costa niente, lo faccio se magari interessa a qualcuno, tanto ci date un'occhiata. Perché considerate che tende sempre per la crotonia a venire su questi germogli altissimi in mezzo, ma noi non ci occorrono, quindi facciamo sempre un giro con le nostre forbici, così io vi consiglio di acquistate delle forbici buone, perché nella vigna occorre sempre della roba di qualità, perché se avete delle forbici che non valgono niente ci mettete un sacco di tempo e basta. E cerchiamo di adesso sto passando da questa parte, dopo farò un giro dall'altra, perché tipo questo germoglio qua che è dietro lo posso tagliare qua alla base perché tanto non ci occorre. Dopo faccio un giro anche nella parte opposta per togliere un po'. Se vedete dei rami coricati tipo questo, li tiriamo su, potiamo a questa altezza e li facciamo passare sotto in modo da mantenere un po' i grappoli, non dico in vista, però arieggiati, belli puliti. Poi limitiamo le punte. Adesso diamo un'occhiata agli innesti, come vanno. Ce n'è uno qua dietro,
non sembra mosso ancora. E questo qua davanti, che la gemma è un pochino mossa, forse si sta aprendo. Adesso teniamo liberi puliti. Se poi prendono, vediamo come faccio. L'importante è che si vedano, che siano belli visibili, perché sennò è un problema. Così teniamo sempre la nostra corda a portata di mano. Quindi togliamo i rami anticipati, tipo questo, questi qua, questi ricacci qua, e poi queste puntacce qua le andiamo a rimuovere così. Così, adesso scendiamo giù, vediamo un po'. Questo qua a filo di terra non ci serve nulla, quindi lo andiamo a tagliare alla base, lo togliamo. Poi questo qua non serve a niente, via. Liberiamo l'innesto, questo qua è un innesto, almeno non ha preso. Allora, poi ce n'è un altro qua che già c'è una cera migliore, questo qua dietro questa foglia qua. Vediamo, perché dipende anche dalle varietà. Perché ho visto anche nelle talee che ho fatto, che trovate il video sempre sul canale, ho fatto vedere nei giorni scorsi, ci sono delle viti che sono già partite, delle altre che sono ancora ferme. Quindi magari ci mette un attimo di più, perché a partire anche l'innesto, perché le talee prendono quasi sempre di vite, sono molto semplici da fare. Chiaramente dopo io le ho fatte solamente da tenere come marze, perché se si mettono in terra dopo la filossera li rovina in poco tempo, perché non hanno un porta innesto di vite americana che è resistente. Allora, tagliamo via tutta questa, vedete quanta vegetazione che ha fatto. Quest'anno ha fatto tanta vegetazione anche perché è piovuto molto, quindi l'acqua li ha fatti spingere molto. C'è proprio tanta roba da togliere. Però è importante, ogni tanto si fa in giro, si libera, ci vuole un po' di tempo, ma poi si tirano su quegli esterni, così. Anche questo qua, di là ci sono tutti questi grappoli, cerchiamo di passarli sotto, di prenderli, e se poi se c'è poca roba li possiamo anche tagliare così, tanto di foglie ce ne sono in esagerazione. Allora, questo qua innesto ho preso bene, questa è la parte innestata, si vede bene, e poi c'è anche questo qua. Questo qua c'è la gemma che è appena partita, forse prende anche quello. Comunque uno ho preso, dopo lo alleveremo. Passiamo alla vite successiva, togliamo questo qua, questo ramo laterale qua, questo qua lo possiamo spuntare, questi sono tutti da spuntare perché non servono a nulla. Perché, come dico sempre, a noi occorre allevare sempre la parte centrale, che sono stati legati, vengono rifilati all'altezza del filo superiore, e dopo questi verranno utilizzati per impotatura secca, impotatura invernale. Di solito se ne allevano 4 nella parte bassa. Adesso in questo filare una parte l'ho innestata, comunque ce ne vedete uno qui, poi ce n'è uno e gli altri sono qua due, poi c'erano questi ma ci ho innestato sopra perché volevo mettere queste varietà che dovrebbero essere resistenti per avere. E poi sono varietà precoci che maturano prima, sono anche varietà che si possono mangiare, sono buone. Questo qua invece è tutto lambrusco, quello che vedete adesso, e più che altro va bene da fare del vino, quindi volevo. Poi sono varietà che ha chiamato Teresio, che ha recuperato dall'est Europa, e ci tenevo anche ad averle per poterle moltiplicare e regalare, donare a chi le vuole. Trovate sempre sul canale la lista che avevo fatto. Ho fatto un video dove faccio vedere la lista, faccio vedere tutte le marce con i nomi, per chi sa innestare, se le vuole mi scrive se prendono. Comunque ho le talee, qualcosa dovrei avere l'anno prossimo. Allora,
Questo qua sta partendo, credo, questo. Sotto li possiamo togliere, togliamo questo. Qua c'è un grappolino, ma lo lasciamo. E questo qua non c'è una bella cera, però. Vediamo un po'. Allora, questo qua invece è quello che avevo fatto il video, credo. Questo qua lo potiamo bene, perché questo qua è stato innestato sulla vite americana. Ce n'è uno che ha preso bene, questo qua. Si vede bene, già il moglio sta crescendo. Dopo, quando cresce un po', togliamo questo film. Lo chiamo film estensibile, ma è tipo body tape di quello cinese. Allora, qua in alto ce n'è uno qua, quindi possiamo tagliare questo, lasciamo solo quello lì per farlo andare avanti bene. Qua possiamo tagliare qua, tanto non c'è niente. Tagliamo qua, tagliamo qua. Poi possiamo tagliare qua, togliamo tutta questa roba che tanto non ci occorre, più che altro per cercare di salvaguardare gli innesti. Per dargli vigoria dobbiamo togliere la parte selvatica, perché sennò il selvatico tende a prendere il sopravvento. Se invece lo andiamo a togliere, diamo una bella spinta. Qua non è innestato, giusto? No, l'innesto è qua, possiamo tagliare qua addirittura, così. Poi diamo un colpetto qua, facciamo così, così. Ok, andiamo avanti. Qua andiamo sempre a rifilare le punte, qua ide. Allora, qui andiamo qua in alto, c'è tantissima roba, molto vigorosa, la togliamo, così, così, così. L'importante è che siano belli incastrati, che non si muovano, questi qua. Dopo, quando arrivo in fondo, torno su dall'altra parte, la parte opposta, e vado a rifilare tutta questa roba qua che pendola. O la tiro su, se la tiro su la lego, o altrimenti la taglio, la rifilo, così da tenere le viti belle compatte. Questo qua si sta muovendo, questo qua meno. Allora, poi qua, come avevo già detto, ogni vite che ho innestato ho fatto una targhettina puntonata, in modo che così uno sa cosa ha innestato, perché sennò dopo è una problematica la cosa. Dopo, quando cominciano a vegetare, dopo uno non sa mai cosa. Così invece, se partono, poi li leghiamo. Cerchiamo di togliere un po' di concorrenza agli innesti. Questo qua dietro, questi. Andiamo avanti. Allora, questo qua pendola un po' troppo, se riusciamo a mettere un po' sopra, magari prendiamo, ci diamo una legatina così con la corda, perché dopo il grappolo crescendo pendola molto e tende a toccare terra e si rovina. Quindi ci diamo proprio un nodo rapido con la corda, con la corda sintetica, poi andiamo a tagliare, andiamo avanti. Qua tagliamo qui e qui, vedete come è cresciuto. Allora, poi andiamo avanti qui. Questo qua, questo qua, questo qua, questo qua. Questo qua pendola molto, poi andiamo anticipato, non c'è uva, non ci serve. Guardiamo gli innesti come siamo messi, anche qua ce n'è uno qua e uno qua. Questo non si capisce se è partito, poi è seccato,
Questo qua, boh, non è anche questo. Comunque l'importante è metterli. Poi ce n'è uno qua dietro. L'importante è fare in modo che si vedano. E poi tra qualche settimana facciamo un giro per capire un po' cosa ha preso, cosa non ha preso. E fare un po' il bilancio della situazione. Comunque vedete che un po' appena un'ospora ha rovinato i grappolini, qualche danno l'ha fatto, dove magari non è arrivata bene la poltiglia quando l'ho data, qualcosa ha rovinato. Comunque è stato un anno impegnativo questo, perché è piovuto molto e quindi i funghi tendono ad andare avanti bene e a fare e a creare problemi, soprattutto se uno ha delle varietà come ha messo mio padre, che come queste, che sono varietà che non sono resistenti, cioè ha sempre bisogno di trattamenti, perché altrimenti non si riesce a mangiare nulla, a raccogliere nulla, perché tendono a seccare i grappoli con molta facilità e dopo si rischia di lavorare per veramente veramente nulla. Quindi è sempre meglio da fare i minimi trattamenti, cioè il minimo che ci consente di portare a casa qualcosa. Tanto che passiamo, vediamo le piante da frutta, magari pieghiamo un qualche rametto così. Allora ce n'è uno qua che sta per partire. Gli altri vediamo dove sono. Questo lo possiamo togliere, che è un ricaccio che non ci occorre. Idem questo, poi lo possiamo lasciare anche qua, tanto il secco, come dicono sempre, non fa ombra, quindi si può lasciare. Quindi uno è qua, guardavo dove avevo fatto l'altro, perché ce ne sono due di solito. Ecco questo qua, ma non c'è una gran bella cera. Proviamo a tagliarlo, ma un po' verdino lo è ancora, vediamo. Allora questo, questa è una vite americana, cioè un porta innesto, è stato il porta innesto. Allora qui ha preso, si vede bene il ricaccio. Adesso con calma, bisogna stare attenti qua, perché ne ho fatti un po' dappertutto e devo cercare di non tagliare delle parti innestate, che veramente è un attimo. Questo lo possiamo togliere, questo lo possiamo togliere qua, questo lo possiamo togliere qua, questo lo tagliamo qua, questo lo tagliamo qua. Poi tagliamo i ricacci, non la vite principale, facciamo attenzione. Poi questo lo possiamo tagliare qua, così. Allora, questo lo tagliamo qua innestato. Questo è innestato, poi questo no, poi questo non è innestato, lo tagliamo qua, questo lo tagliamo qua. L'ideale è innestarli più bassi, ma si fa come si può. Non avendo mai innestato, quando li ho potati, non li ho potati proprio perfettamente, cioè andavano tagliati magari a due dita. E loro dopo ricacciavano, si innestavano i ricacci, ma se uno non ha mai innestato, non ha esperienza, quindi l'errore di gioventù, il prossimo anno si migliora. Allora, così ricacciano un po', questo via. Dopo vediamo cosa prende bene. Uno anche qua che sta per partire, si vede. Questo qua, la gemma si sta ingrossando, speriamo che parta. Questo qua è partito, dopo al massimo uno lo piega, ci fa un guio singolo in qualche maniera, si fa. Questo qua si è piegato, questo grappolo lo andiamo a prendere, lo tiriamo su e ci diamo una legata qui, lo leghiamo qua, questa posizione, così, in modo che sia bello stabile. Questi qua
Adesso vediamo un po', perché qua per non fare errori tagliamo questo. Qui. Questi li spuntiamo qua così, diamo un'occhiata. Allora, qua ce n'è uno, non è partito. Questo non è un innesto, lo possiamo tagliare. Questo è un ramo anticipato, lo possiamo tagliare. Poi, guardavo dove era l'altro di innesto. E questo qua, anche questo qua, non c'è una bella cera. Ce ne sono tre qua. Speriamo che qualcuno parte. Questo lo possiamo tagliare qua. Questo lo spuntiamo, magari ci potrà servire quest'inverno, però adesso non ci serve. E poi tagliamo qua in alto. Forse. Qua ne avevo fatto uno, ma l'avevo fatto su un pezzo di vite veramente minimo, perché non c'erano tutti sti ricaci quando è innestato. Adesso magari ne alleviamo uno per l'anno prossimo e sarà da rinnestare questo, perché è veramente messa male questo innesto qua. Allora, questo l'abbiamo tolto, adesso lo leghiamo così, ci diamo una cordina, così l'anno prossimo innestiamo questo pezzo qua, ci diamo una corda anche così da fermarlo, così lui cresce bene, nidifica e l'anno prossimo lo possiamo innestare. E ecco un po' il lavoro finito, abbiamo fatto mezzo filare, tanto che eravamo qui a chiacchierare, giusto per farvi vedere un po' come muovervi, con calma. Magari adesso saliamo dalla parte opposta, chiediamo un'occhiata se c'è qualcosa da sistemare, passiamo in mezzo al filare magari senza spaccarci le corna, così, così. Allora, adesso facciamo il giro da questa parte, guardiamo un po' se vediamo qualcosa che non va, lo mettiamo a posto, tipo questo ramo qua che viene su da dietro, non ci occorre, via. Andiamo a tagliare. Qua va già bene, magari se vediamo qualcosa da mettere dentro lo mettiamo dentro. Questo qua viene dalla parte esterna della vite, non ci occorre, via. Saliamo. L'importante è più che altro cercare quei grappoli che tendono a cadere. Questo non ci occorre, questo non ci occorre, così. Questo qua è un ramo anticipato, non ci occorre. Questi qua li spuntiamo qua. Questo qua lo spuntiamo, che non ci occorre, via. Magari leghiamo questa mela qua, che possiamo legarla un po' bene, così cresce dritta, così. Bella quella varietà qua, non so che varietà è, ma è bella vigorosa, è cresciuta bene. Allora, andiamo avanti qui. Qua non c'è niente, tagliamo qua. Questo qua l'abbiamo anticipato via, questo qua dietro non ci serve. Andiamo avanti. Questo l'abbiamo anticipato, questo qua l'abbiamo anticipato del principale. Lo possiamo tagliare. È attaccato quella pianta secca qua che è da togliere. Qua possiamo tagliarlo qua così, qua questo qua lo tagliamo qua che se no si arrampica. E questo è un po' mezzo filare, un po' la veloce, abbiamo tirato via diverse robe, vedete si vedono tutte le foglie che abbiamo tolto, l'importante è tenere pulito, perché se no dopo viene una foresta come qua. Adesso questi li devo ancora fare pian pianino, oggi ne farò un po', tenerli puliti, belli stretti, i rami con i grappoli belli legati, in modo che non cascano. E questo è un po' il lavoretto da fare a luglio. E se c'è da fare, se avete varietà non resistenti, c'è da darci un po' di poltiglia bordolese,
con lo zolfo bagnabile, altrimenti certi danno lo zolfo, quello in polvere alla mattina, ma io non l'ho mai dato. E questo è quanto, via. Se avete qualcosa da chiedere, scrivete pure nei commenti o c'è sempre il gruppo di Telegram, se volete iscrivervi, c'è il topic per delle viti, ci sono tanti topic, ci scambiamo esperienze, eccetera. Vedete voi se vi può interessare. Io vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.